decima puntata del cazzottino del Muori. Ridendo e piando a cazzotti tutto il cazzottibile, siamo quasi alla fine. Ve lo ricordate cosa dissi all'inizio? Tanto mo finisco Berserk, gli sta. E poi sono solo 12 puntate. Che ce l'ho? Un anno minimo ci metterò. Minimo un anno. Minimo. Non uno. A verbale. Infatti ce ne sto a mettere 2 anni e qualcosa, 2 anni e mezzo. Ma va che bei specialini che ho fatto nel durante. Io so solo uno che fa i video e live, risponde a Instagram, vede il gruppo Facebook, se le magliette non arrivano ci mette una pezza, scrive se incazza con quelli. Riga, capitemi. No, non lo prendo l'assistente. Devo pagare i tasse io, che assistente? E poi non sarebbe la stessa cosa. Devo mettere io le scrittine. Ma il tempo passa prima di quanto pensi. Siamo arrivati quasi alla fine. E se quando finisce sta serie te manca? Che sia l'attesa essa stessa, la gioia dell'attesa, la vera attesa, hai capito? Iniziamo la puntata con un ghiacciaio. Il dramma del loro scioglimento, critiche sociali, dici l'innalzamento delle acque, no? Che ricicciano fuori i dinosauri. Godzilla Freebooter, c'è manco bisogno di dirlo. Dopo la scomparsa del re del sottosuolo e di quello degli abissi. Ah! O vedi allora che so quei due i re veri? Ecco perché mi ricordavo così nell'inconscio. Ma non mi ricordavo lo dicesse proprio lui. Il re delle bestie si era autoproclamato. Ci avevo ragione io. Ma avete fatto chiedere scusa a caso. Ma vi perdono. E quindi al, boh, re dei dinosauri? Ma sei un figo. Spielberg ci ha detto tutte cazzate, bugiardone. Vabbè, a questo gli sparano i mortaretti. E chi gli sta a sparare? I giapponesi, fidete. Quando vedono anfibi bipedi grossi, taglie dei missili. Patetici umani. C'ho le scaglie peggio del titano corazzato. Mo vengo a spiaccicarvi. Momento, fermi là, c'ho una certa età, dopo tutto mi fanno male tutte le borchie. Ma non ci sono solo loro, perché guarda chi si butta dall'aereo. Tatsumaki! L'eroina di classe S in seconda posizione, serpentese, serpe verde. Tutta verde, infatti. Finalmente vedremo le sue abilità in The Battlefield. Sarà veramente forte? O è stata creata solo per le fantasie di chi gli piacciono i lolite? Che tu però fai... Michael Jackson ci ha passati guai per ste cose. Tutte cazzate! Va bene. Ho visto certe foto in giro che non avrei voluto vedere. Che cazzo fate? No, non l'ho visto, Prison School. Non mi piace. Sigla. Torniamo al combattimento. Te chi sei? L'esca per Kong? Dai, è tornato! Facce vede! E invece no. La chiamano al cellulare perché se ne deve andare. Cioè, capito? Prima ce la portano in aereo, sordi buttati. Poi, no, levate. E soprattutto, non stai dando retta al re dell'antichità. Ah, ecco chi è. Il Tyrannosaurus Rex. Il senpai de Piero Angela. Colui che gli ha insegnato tutto. Azzittate un attimo, che devo fare un TikTok. Che? La Sephiroth Challenge. La stavo a fare l'altra volta, ma uno stronzo mi ha rovinato tutto. Madara sta a fare una cifra di views. E quello è un vecchio. Io sono perfetta per il target. Ma sta buona che c'hai 28 anni. Anche se pare un terzo. Malox, donne! La salute passa anche dalla pelle. Pure Tech Knight ha fatto sta challenge, ma l'hanno bannato purtroppo. Ah, ragazzi, non te l'hanno insegnato il rispetto per i millennials, ma quelli veri! Ah! Questo è il proto boomer! Guarda nonno, ti insegno la tecnologia! Tutta monnezza! Ai miei tempi c'erano le pitture rupestri e ci andava bene così! How could this happen to me? Insomma, tornato mena poco. Vai, vai, vai a fa' Neko Calling. Per duentai. Ma torniamo da lui, il maestro. Senpai Ipman, o Paiman, no? Che abita nel tempio, quello dove Goku e Krillin s'allenavano, ti ricordi? Jackie Chan, Freebooter, Silver Giovanni, vabbè a canno, Silver Fang, e il suo colpo dell'acqua della pietà dovuto. E voilà! È una roba! Che ne dite? Riferendosi al nostro eroe e all'uomo da 6 milioni di bitcoin. Oh, fa vedere le mossettine.
a colui che ne usa solo una, e la friggitrice fotonica. Vi potrebbero servire. Iscrivetevi al webinar. Non siamo interessati, grazie. Come ha avuto il mio numero di telefono? Come vi permettete? Il maestro è bravo. Io in un mese solo ho guadagnato 111.000 dollari. Ecco lo screen fatto con Photoshop, eh? Basta, l'hai visto. Ma vedete come fanno i video depresse su YouTube? Questo pischelletto è Ciaranco, l'allievo migliore di Silver Cicalone. Però la prossima volta voi venne in corso non te lo portà, perché se sono questi i risultati manco i Krav Maghi. L'allievo migliore adesso, perché prima era un altro. Uno che a una certa ha fatto non me sta più bene. Cosa? Un cazzo. E da solo ha gonfiato de botte tutti gli altri allievi. Ma proprio gli ha fatto sputar sangue e la dignità. Sono scappati tutti, sembrava un film di Bud Spencer e Terence Hill, Peggy 18. E come si chiamava sto allievo? Gatsu. Come? Garou. Quindi l'ho dovuto corca. Ma quindi Silver Fang è più forte di lui? Non lo so. Quello che so è che c'ha ragione lui. Questo personaggio è stupendo. Leggi il fumetto di One, disegnato da One, e arriva alla fine dell'arco narrativo suo e datte una mossa. Che sta a fa? Che cazzo studi per costruire un futuro? Leggi One! No, non c'ha ragione. Quello è cattivo. Bisogna allontanarlo, bullizzarlo. Adesso vi pentirete di aver sottovalutato il maestro. Ma la voce è Matsuda! Pure Sheldon, sì sì. Allora lo sai quello che devi fare? Che devo fare? No! Non so chi sia sto Matsuda, ma mi dà l'idea di uno che si impegna come me. Quindi ti dico che il maestro è forte, è un classe S, doppio airbag, tu sei un cerchio. Sei molto tenerello, al limite del leccaculo. Ma in verità ti dico che Saitama è più forte di me. L'ho visto io! Ma non mi danno retta all'associazione, perché pensano che con l'età mi stia rincoglionendo. Ma cosa dice, maestro? Non è possibile che sia più forte di lei! L'età fa brutti scherzi, capisco quelli dell'associazione. Ed eccone uno, dell'associazione, corso fin qui per avvertirli dell'assemblea straordinaria di tutti i classe S che si sta svolgendo in questo momento. Fate presto! Ma so fatto tutti i gradini! Ma una scala mobile, un ascensore, un cesto che corde, ha pure una certa età ormai. Non è una casa, è un checkai architettonico. Te sta sul cazzo Xavier, non si spiega, non va che i disabili te vengano a trovare. Sbrigatevi! Trasferiamoci all'associazione degli eroi, dove finalmente conosciamo tutti gli eroi più forti della baracca, a cominciare da Atomic Samurai, eroi di classe S in quarta posizione. Signori, mi lasci indovinare, lei è spadaccino. Ah, c'è presente Sekiro? L'ho platinato record di speedrun. Azz. E Tornado Aridaie. Ma chi l'ha fatto entrare questo? Un classe B bisognoso balordo in mezzo a noi. Oh, coglione. C'è pure la forma. Oh, pussa via. Che carina. Piccina, verde. Ti chiamerò Fagiolina. E gli altri eroi! Prisoner, che già abbiamo visto, pure troppo abbiamo visto, che è in ultima posizione. Piccolo, no, grande, medio, massimo, angelo. Genos, in sedicesima posizione. In quindicesima posizione troviamo un altro che non abbiamo mai visto. Metal Bat! Il suo potere consiste nel... avere una mazza. È l'eroe di periferia, Kick-Ass Freebooter. Almeno quello ce ne aveva due. Ma non è solo la mazza. Questo è un altro da tenere d'occhio. Mi sa che è questo il vero cazzo Freebooter. Urk Freebooter. Più gli emeni più... In quattordicesima posizione, Tank Top Master, l'uomo che ha giurato guerra alle maniche, il capo dei Tank Top, della setta delle cannottiere, ti ricordi? Flashy Flash è in tredicesima posizione. Lui è il più veloce. Lui piotta, eh? Ma ce n'era un altro veloce. E col nome ripetuto, cringino, Jon Snow! In dodicesima posizione, un altro che, boh, sorpassati i limiti umani,
undicesima posizione per Superlega Nero Lucido. Non posso chiamarlo così, mi sento razzista. Lo dico in inglese: Super Alloy Dark Shine. Non posso chiamarlo così, è troppo cringe. The Rock, ma un po' più piccolo. E anche perché è inscalfibile. Dicono al decimo posto. Porco di... Momento, parlamone. Ma che combo so sti due? È una cosa come il dio bestia, il dio suino. Ho bestemmiato, eh. Ma puoi chiamare eroe, porco di... Ma io, vabbè. Poldo Freebooter, che ha continuato coi panini dall'anni 30 fino a mo. Come poteva finire? Drive Knight è alla nona posizione, qui chiamato Motil Suit Gundam. Però con la T, così non gli fanno causa. Quanti cyborg? Però sarà lui che ha ucciso la mia mammina. Brian from Tekken è all'ottava posizione, il vincitore della precedente edizione di Ciao Darwin, la casa dell'evoluzione. E finalmente siamo arrivati al numero magico. E chi ci può sta se non lui? King! Ho sentimenti contrastanti per quest'uomo. Metal Knight! In sesta posizione! The Bofois! Che all'episodio del meteorite non ho fatto il meme con Tech Knight e me magno le mani. Era lì! Perché non l'ho fatto? Era lì! Forse perché era un po' troppo. Vabbè, Metal Knight! Oggi con robot sedia! No, non c'è! Ah, in quinta posizione, Child Emperor! Qui chiamato Imperatorino! Ah, Imperatorino! No, te fai chiamare così dall'amichetti dopo scuola quando fai le kill a COD? Atomic Samurai già l'avremmo visto, Silver Fan pure, Fagiolina. E quello che tutti volemo vedere, l'eroe di classe S in prima posizione, il più menatore dei menatori, Blast! Non c'è manco lui. E vaffanculo però, volevo vederlo. E non si fa così. Infine c'è pure Saitama, che è ancora più forte. Forse, vedremo. Arrivano i burocrati, i tecnici, i professoroni eletti da nessuno a informare tutti su chi sarà il nemico finale della prima stagione. Perché, come detto dalla Kuman Freebooter, la Terra è in pericolo! Ma va, è sempre in pericolo la Terra. C'è sempre un incrociatore alieno, un raggio della morte carigliano, un'epidemia intergalattica o terrestre che può annientare la vita su questo misero pianetucolo. Ma a me non me ne frega un cazzo! Dovevo andare al concerto da mia sorellina, che suonava Fra Marino e Re del Mare. Muori tu, eppure tu, un grande classico per ricordare la tragedia della città Jay. E invece sto qua a sentire sta cosa banalissima. Morrosico sfondo tutto. Nah, testosterone di poca fede. Tu forse non sai che a vecchia Sicilia non l'aveva mai detto che proprio tutta la Terra fosse in pericolo. Quindi so, dice lei, so cazzi. Si preannuncia una calamità di livello Kami e le sue profezie so sempre state accuratissime. Come riassunti? Allora era una seria. Ho sbagliato a piallare per culo all'altra puntata. Mi perdoni signora perché ho dubitato. Non te può perdonare. Ma so come tutti i vecchi sale gardito e che cazzo. No, perché dopo aver predetto questo c'è pure morta. Ma quindi è questa? Quella delle due puntate finali? La minaccia per la Terra. Mi sorella aspetterà? Forse. Diciamo che in futuro la Terra sarà in pericolo. Entro 6 mesi. Ma lo vedi che era una ciarlatana? Porta rispetto, è morta! Allora scus. Allora appena settimanella. Quanto era brava, ci piava sempre. Poi se torna a parlare realmente del defunto. Bravo. Qual è stavolta la minaccia? Incrociatore alieno? Raggio della morte? O epidemia intergalattica? Nessuna delle tre. Perché è il Re del Cielo. Mancava solo lui. Due re in una puntata. Che, mi sembra almeno, è rappresentato come un Oni venuto a conquistare tutte cose, pure lui come al solito, insieme ai suoi sudditi. 4. Tutto il regno. Oni! Ah, no, ciao! E... invece il pericolo era l'incrociatore alieno. E te pareva. King! Cosa ha da dire su tutta la faccenda? Un cuore matto
Perfetto. Ma chi è stato affettato Sky King? Trunks? E perché si chiamano tutti King? Sono tutti King. Pare YouTube del 2016. Chi è stato? Una super guest star! Kevin Wendell Crumb! Mel Zalgard! Che splitta il re dell'aria. E poi ci pensa. No, avremmo fatto male. Ma che cazzo ce ne frega? Era una specie protetta, ci denunciano! Distruggiamo il pianeta prima che parte il procedimento! Buona idea. Bella prova. Queste ali ci ingrassano. Pubblicità! E via a terraformare. Un padre di famiglia divorziato appena sfrattato riesce a salvare il suo pargoletto. Non piangere piccino. Mica è finita. Sono rimasti vivi in due. Intollerabile. Favoli secchi. Alla Toguro maggiore. Bella prova. Attacco di tini allungabili non si indica in maleducazione. Ma zacchere. I civili vengono salvati da Yayan. Eroe di classe A. Alla seconda posizione. Attenzione. Subito dopo Sweet Mask. Allievo di Atomic Samurai. Il suo nome deriva da Yai, la tecnica di spada che consiste in un unico colpo per poi rinfoderare velocemente l'arma. Ayan, che vuol dire ferro. E Yan Ziring. Dalla descrizione che t'ho fatto pare un Pokémon, ma no. Mentre dentro il palazzo del potere, unico rimasto in piedi di tutta la città, perché costruito da Metal Knight per essere indistruttibile, le alte sfere dell'associazione degli eroi decidono il da farsi mantenere calma e disciplina. Sono morti tutti. Ma chi le paga le tasse con cui pagano il mio stipendio? Che ci sto a fa qua? Maestro, dov'è? Non ti preoccupa, Genos. Il maestro era occupato a fare un buco nel palazzo indistruttibile, senza che nessuno se ne accorga nella stessa cazzo di tavolata sua, per giocare a Super Mario. Al piano di sotto, Yayan Ziring sta un po' a bozza, perché questo lo splitti, ma se ricompone tipo Pong, te fai macimbuate. E come se Wan volesse andare contro a quello che avevo detto nella puntata precedente, Yayan perde un braccino. No! Yayan, nuovo significato. A lui non gli ricresce. Scusa zita, l'ho tirata. Shanks freebooter. Cazzo no, saresti il terzo. Megazord si divide per ottimizzare i tempi de massacro, rimanendo sempre con uno stipendio solo. Il sogno di ogni datore di lavoro. Sto concept verrà un po' ripreso in seguito. Ma come non detto, farciati come il reddito degli under 35. Li appiccichiamo se subito. Me starò per cazzo. Non te sbaglia corpio. Bella prova. Con te dobbiamo parlarci, non puoi di solo bella prova. Soprattutto non ora, perché fanno la loro comparsa Atomic Samurai, Metal Bat, Silver Fang e Prisoner, che ha imparato dal suo nemico passato, così diverso nei modi, ma così simile nel vestiario, e ha upgradato la sua mossa. No more Sailor Molestie. È tempo di Dark Angel Craft! Benvenuti nel mio canale! Rush! Dark Angel Rush! Gli eroi di classe S rimanenti decidono il da farsi. King! Tu che sei considerato l'uomo più forte! È uno scam incredibile il fatto che tu sia solo settimo! Come intendi procedere? Lasciamo fa te? Noi torniamo giù a farsi una granitina? Purtroppo King ha tante qualità! Uno sguardo penetrante, sfregi sull'occhio molto cool, ma mannaggia, non sa volare, non può fa niente, succede anche ai migliori. Quindi ci penserà Tornado. Fatte da una mano, questa. Mettitela nel tubo di scappamento. Io lavoro da sola. Se non fosse che Saitama da mo che è imboccato a fa danni, incappando in uno dei tre generali alieni, Gloribus Tetrinozzico. Minaccine di rito. Andiamo avanti. Generale alieno, minaccia a livello drago, come quello al piano di sotto, dove ci stanno quattro classi S a fatica. E questo forse era anche un po' più forte. Andiamo avanti. Il nostro eroe crea un bellissimo open space per il proprietario della navetta, che ascolta i lavori abusivi. Fine! No! Post credit? No! Come no? E la post credit scene? Non c'è? Ma... Ok. La faccio io, vaffanculo! Boom, ragazzi!